Ok, siamo qua con Pasqui, Bella. un trapper emergente che, devo dire, rispetto ad altri trapper, secondo me spacchi. Cioè, non so quante volte ho riascoltato i tuoi pezzi e rimangono in testa, quindi funzionano sicuramente. E Meno male, meno male. intanto il tuo nome, no? Che è PSQ e poi su Sì, Spotify PSQ. Sì, PSQ40054. esatto. Perché è il cap di Budrio, no? Un po' la tua Mi città. rappresenta Ti totalmente. rappresenta. Vuoi portarli in Totalmente. alto, suppongo, no? Come nome. Esatto, ci porto in alto, vorrei portare in alto, ma capito, è un rapporto conflittuale, ti dico. È un Ah. rapporto conflittuale con Budrio, perché io voglio, cioè io dico proprio io persona con la città, io voglio proprio andare via da Budrio, non mi piace come, cioè proprio come posto, non Ok. c'è niente che, capito, anche te che sei di Budrio lo sai, non c'è niente che per giovani c'è qualcosa, no, non c'è Hai niente. ragione, no, Però. infatti è un Quindi po'. cioè come proprio, come città mi vorrei distaccare, proprio vivere, dico proprio a vivere da un'altra parte. Però io in questo momento rappresento Budrio. Sì. A me piace rappresentare il posto in cui sto vivendo. Cioè, sono cresciuto qua, sto vivendo qua, mi piace rappresentare ciò che Ci mi sta. appartiene, perché comunque mi appartiene, capito? Sì, hai Siamo ragione. tutti gli altri ragazzi di Budrio, comunque anche sì. Dal fornello, nell'acerno. Ma te i tuoi pezzi come li scrivi? Cioè, di notte, di giorno, hai qualche rituale particolare, non so. No, non ci sono, non, in realtà non sono rituali, perché capito, non sono quello che va in studio e registra in studio. Ok. Cioè, scrive in studio, vuol dire. Io sono Un quello che po' quando ho così. Bello. qualcosa da dire, io a parte che ho sempre qualcosa da dire, però dico, io scrivo quando ho l'input. A Ok. parte che, non è, che per far uscire un pezzo, io di solito scrivo 10 pezzi. Infatti, per questo pezzo è stato molto combattuto. Anche No Stress, avevo scritto 3-4 pezzi reggaeton, poi ne scelgo uno. Capito? Non sono di quelli che vanno in Ok. studio e registrano tanto per farlo, tanto per far uscire qualcosa. Cioè, a me, ok, mi piace che la gente ascolti, sono ancora più contento se alla gente gli piace quello che scrivo, però allo Bello. stesso momento io scrivo nel momento del bisogno, in cui io ho bisogno di scrivere, in cui ho la voglia di scrivere, trovo una base strumentale che mi piace e tutto. Ho capito, ma Poi suppongo se piace anche alle che. persone, ancora meglio, capito? Ovvio, ovvio, ma Quindi. suppongo che ci voglia anche un bel po' di tempo, no? Quanto ci metti più o meno per far uscire un pezzo, che so. No, per far uscire un pezzo, dice per scrivere. Ma per scriverlo, per poi produrlo, non so chi lo produce, No, se. per scriverlo ci metto poco, perché ti ho detto, scrivo nel momento del bisogno, nel momento in cui mi sento che devo scrivere, ci metto veramente poco a scrivere, 10 minuti, 20 minuti. Ah, Però allora, sì, ok. Sì. però ci sono dei tempi che magari in un mese non scrivo niente. Perché non è che non c'è niente da dire, ma perché non c'ho la voglia, non c'ho l'input, quell'input che ti dice devi scrivere su quella base lì. Poi vabbè, Ho io registro a capito. Bologna, capito? Quindi non è il massimo, adesso che faccio l'università non è il massimo andare sempre a Bologna, anche adesso che non si può uscire dal comune, lo dico, Brutto. uscire dal comune per andare a registrare, ma perché è una cosa che, cioè, la sento, è proprio bello. Andare a registrare, sentirti la tua voce in cuffia, la base, tutto. Anche già la Immagino. ricerca della base, io adesso, cioè non è che c'ho un produttore che mi fa le basi. Adesso Ah. No, non posso dire progetti futuri perché ok, va bene, non non. dico progetti futuri, però dico per ora ho preso solo basi da YouTube. E Ah, comunque anche ok. la ricerca della base è una roba difficilissima. Cioè perché io voglio la base proprio che mi piace, che mi piace. Ho capito, ho capito. Poi suppongo che più avanti, non so, troverai un produttore, non so, immagino. Sì, ma in realtà ce l'ho già. Ok. Però adesso a me serve proprio una roba che una ricerca continua. Cioè, per il beat di questa canzone qua sono stato, non sto a scherzare, almeno 2 settimane a cercarlo, 2 o 3 settimane. Ed è stato combattuto con altri tre che infatti avevo scritto altre 4-5 canzoni e Beh, tutto. c'è un gran lavoro dietro, infatti, ma oltre al tempo suppongo che fai anche delle spese. Non so, penso al video di No Stress, no? Lì hai speso qualcosa perché. No, no, perché il No? videomaker è il nostro amico, sì. Ah, ok, infatti vedevo dell'attrezzatura nel backstage soprattutto, un bel No, bella po' attrezzatura, comunque sì, a parte che eravamo al mare da me, che io ero in tenda in quel di. periodo No, con la quello avevo visto. mia ragazza, il mio migliore amico, allora l'ho invitato lì, l'ho ospitato lì. È Ah, stato bello, buona, dai. era anche dei giorni di più, per me, però è rimasto solo un giorno, quel giorno lì, peccato. Perché oltre c'è. Cioè, oltre al fatto che sia il mio videomaker, comunque
è il mio amico. Io prima lo conosco come amico, poi lo conosco come videomaker. Ok. Ma è lui che fa un po' tutti i video, no? Anche dei tuoi altri. Sì, tutte le copertine le fa lui, i video li fa lui, le foto pure. Fa tutto Ok. lui. Siete un po' come un gruppo, non so, te, MacDan, gli Io, altri. sì, io Dani, MacDan, poi c'è Adri che non è ancora uscito, Rough Kid, Raffo, sì, esatto. Raffkid, Raffo, poi c'è Difra, che è proprio, è l'origine di tutto, Difra. Difra è l'origine di tutto. Infatti, da cosa è nata questa voglia di fare musica? Ma in realtà ti dico, io ho iniziato a fare freestyle in terza media con Difra. Ah. E io all'inizio non sapevo fare freestyle, ma era una roba divertente perché lui mi diceva tipo, mentre facevo le rime, lui mi dava un input con le doppie voci, no? Presente, brr, Ah, scrivo, sì. all'inizio scrivo, ci stava, adesso non uso più, però tipo mi dava l'input e io riuscivo a trovare una frase. Poi all'inizio, capito, io proprio non ero, cioè non ne avevo la minima idea proprio di cosa fosse questo mondo qua, queste cose, lo studio, registrare. E non, cioè, non mi passava neanche l'idea di scrivere. Io facevo solo freestyle, mi divertivo. All'epoca mi divertivo e basta. Io Sì. ho provato a scrivere perché mi ha contattato sto gruppo qua di cantanti che non mi ricordo all'epoca presente, no, alle medie, che si facevano quei gruppi WhatsApp da 300 persone, no? Mi ricordo, Queste sì. invogliate qua, dei gruppi. E boh, stavamo parlando di musica e mi ha contattato sto qua che ha fatto un gruppo con vari cantanti e lì ho iniziato a scrivere. Poi questo gruppo qua, cioè, l'ho proprio dimenticato perché alla fine non si è fatto niente, però è in quel momento che io ho iniziato a scrivere questo progetto qua che poi non è mai uscito, Ho capito? capito. Quindi tu stavi dicendo che fai l'università, cosa studi? E faccio biologia all'Università di Ferrara. Biologia. Anch'io a Ferrara, quindi siamo compagni. Merda, te cosa fai? Io studio ingegneria informatica, quindi Merda. un altro padiglione. Però sì, insomma, non deve essere facile alternare lo studio con questa tua passione, suppongo. Assolutamente no. No, ma è difficile più che altro alternare il momento in cui devo fare il video, il momento in cui devo andare a Bologna in studio che mi occupa un pomeriggio, che poi dici un pomeriggio non è niente. Per chi non Beh, fa sì. l'università un pomeriggio non è niente. Però per me un pomeriggio è tanto perso. Sì. È tanto. Ma quindi, allora, il primo pezzo che hai fatto era un feat oppure Sì, subito il un mio tuo pezzo pezzo? è con Reya King. Ah, ok, perché io mi sa che il primo tuo che ho ascoltato è Charlie Brown, può essere, ma non. Sì, ma è nel canale di Dani, quello lì. Ok. Sì, ma infatti ha fatto il feat all'inizio perché era molto insicuro, capito? Non è che adesso è molto più sicuro di me, faccio i singoli, all'inizio avevo bisogno di un feat, ma È quasi come se io avessi lasciato un messaggio latente, nascosto sotto, ovvero che sono insicuro, che all'inizio ero insicuro e non me la sentivo di far uscire un pezzo singolo. Poi dopo è partito tutto, ho iniziato a fare, sono ormai 3 singoli. Infatti, poi ho visto che i singoli comunque sono sempre un po' in salita, no? 2000 views, 3000, 4000. È 1000, 2000, sì, un buon quasi segno 1000. questo, vanno in aumento, insomma. Speriamo, Speriamo adesso con la nuova. dai, perché. Speriamo. E non so, parlaci un po' di sto singolo, come. Singolo Così a qua freddo, vai. è un misto di tutte le emozioni. Hai presente La Casa di Carta? Sì. Eravamo combattuti sul mettere sotto la foto di copertina, c'è la foto di Bolo, Ok. no? E all'inizio avevo messo la foto di una delle case di carta, perché il Ah. messaggio che fa passare la Casa di Carta è un messaggio di protesta e questa è una canzone di protesta. È È una vero. canzone di protesta, infatti, se tu hai sentito le frasi, le parole, è una canzone di protesta contro ciò che non mi piace, le persone, parlo di me, parlo di questo. È anche uno sfogo, no? Cantare, fare pezzi. Sì, è uno sfogo. E quando vai Soprattutto. in studio è proprio il momento esatto per proprio, non la canzone in sé, ma quando tu vai in studio e canti davanti al microfono, è proprio quando sputi quello che devi dire, proprio lo sputi, vai, ma mandi via il malessere che hai scritto nel pezzo. Bello. Quindi te, insomma, vuoi continuare? Cos'è che ti spinge a non fermarti? Non so, i numeri ti A me, soddisfano? sinceramente, a me piace farlo. A me piace farlo, indipendentemente da quante views ho, avrò in futuro. Mi piace Ok. farlo, continuerò sempre a farlo.
Assolutamente. Però purtroppo quando si inizia un percorso così, magari si va incontro anche a hater, se no, non so. Te come li Sì, gestisci? Li ignori? Non so. ma all'inizio ero più impulsivo, diciamo, sono sempre stato impulsivo molto. Adesso cerco di lascio perdere. Ah, Prima ero quello sì. che magari al commento dell'hater, adesso ti faccio l'esempio del commento dell'hater, magari rispondevo con tu sai cosa? Rispondevo con una bella parolaccia, una bella bestemmia, Sì, è o normale. adesso la mia impulsività comunque la calma, la plato, ma proprio anche non a livello di hater, non è sulla base di un commento e basta, ma proprio a livello di persona, quando mi trovo con una persona proprio davanti che stuzzica la mia impulsività, che già è successo anche altre dinamiche. Ho capito. Ma comunque sia, dai, i commenti positivi sono di più, quindi. Anzi, gli Sì. haters io non ho quasi mai visti sotto i tuoi video, quindi. Bene. No, ma ci sono, Ci ti sono? dico. Ah, Ci sono sicuramente, e purtroppo. alcuni però hanno anche cancellato i messaggi, perché poi non so che cavolo fanno la gente. Lo so, lo so. E invece a livello di ad, di pubblicità, fai qualcosa, non so. Di solito cosa fai sui Pubblicità, non ho social? mai, in realtà non ho mai sponsorizzato, anche per esempio su Instagram, non ho mai pagato uno Ah. sponsor. Per questa merita, magari uno sponsor di 5 euro ce lo faccio Secondo su Instagram. me sì, anche Questa meta. Poi perché sì, c'ho abbastanza contatti comunque di gente che fa degli swipe up, quindi Bene, anche già per noi stessi abbiamo fatto diversi swipe up, 5, 6, bene, 4, bene. 5, È 6. Anche importante. se giro ci sono. Comunque sia un po' al passaparola, visto che sta funzionando, quindi Dai, buono. speriamo. Quindi progetti per il futuro non vuoi rivelarsene Progetti per particolari? il futuro. Non so, penso che si sia già capito, un po' cioè a Budrio si parla già di quello che è il futuro, c'è una collaborazione, dico solo, pazzesca, è già registrata, è già fatta, è già pronta. È Davvero? una collaborazione pazzesca Ah sì? che nella prima collaborazione già abbiamo fatto un tot, questo è il proseguito della Ah. prima collaborazione che abbiamo fatto e Ok. per me fa tanto hype. Non so tanto hype. Abbiamo già le copertine, abbiamo già le grafiche, abbiamo già la canzone pronta, abbiamo già una parte del video fatto. Prossima settimana facciamo il video, altri pezzi di video fra 2 settimane. Comunque esce per fine gennaio, inizio febbraio. Ah, ci sta. Ma questa è una No, bella. è già tutto pronto. Addirittura volevamo già iniziare a fare hype, per esempio, scorsa settimana con delle copertine, delle foto messe lì, comunque di noi due. Comunque che la gente capiva, insomma, però io ho detto no, perché mi devo interessare in questo momento, mi devo focalizzare sulla mia canzone che esce. E ho detto Esatto. questo, gli ho detto mi focalizzo sulla mia canzone, poi 2 settimane dopo che sarà uscita, poi mi potrò focalizzare sul resto. Perché veramente questa è una canzone svolta, è una canzone, è un come si dice, una melodia su cui nessuno mi ha mai sentito, perché fino adesso avete sentito canzoni tranquille, diciamo, tranquille, Sì. perché poi io all'inizio tutto quello che scrivevo, tutte le canzoni che non pubblico, sono canzoni abbastanza arrabbiate, ma proprio anche senza autotune, Sì. così con belle rap old school, abbastanza incazzato, ma non ho ancora fatto uscire niente di ciò. Di fatto la gente che è partita con me dall'inizio, come di Fradine, questi qua, Fuadrio, sanno che io faccio canzoni abbastanza arrabbiate, ma per ora ho fatto uscire solo pezzi così, perché comunque mi piace sperimentare proprio le melodie diverse, mi piace proprio sperimentarle. Però il prossimo pezzo, la prossima collaborazione che non uscirà sul mio canale, ma Ah. Vabbè, sarà un video a pazzesco veramente. aspettiamo, dai, siamo curiosi adesso, ma Sì. vedremo. È una roba stratosferica. La canzone è devastante. È Bene, la bene. canzone più arrabbiata che io abbia mai fatto. Beh, adesso mi hai messo l'hype, vedremo. Vai. Ma dimmi una cosa. A livello proprio di, sempre per scrivere le canzoni, no?
Le scrivi da solo oppure magari c'è qualche strofa che ti hanno consigliato No, scrivo tutte da solo. tutto della tua testa, insomma, Magari i tua penna. consigli arrivano quando vado in studio, i consigli arrivano dalle persone che, quando vado in studio, la persona che mi mixa, mi fa registrare, è quella lì la persona che mi dà dei consigli proprio sulla voce, mi dice magari qua intona di più, alza la voce qua, ma solo Ok, per solo quello. avere delle linee melodiche, per mettere giusto l'autotune, queste cose qua. Io non me ne intendo, tra l'altro. Poi vabbè, sì. Consigli a livello di quello che scrivo, no, perché io sono io quello che sono io Bravo. l'artista, sono io quello che scrivo che si deve sfogare. Ci sto. Consigli a livello magari di melodie, consigli a livello di argomentazioni le ho avute, ma Ok. comunque nel senso io devo sfogarmi su qualcosa che mi sento io, quindi comunque continuerò a scrivere quello. Però comunque consigli di persone che mi seguono ce li ho. Bene. Persone che ci credono in me, ce li ho. Io ho un team, adesso non è niente di che, ma sono i miei migliori amici, mio cugino che mi aiutano, mi danno consigli, mi supportano. Queste cose qua. Ci credono, insomma. Oltre, vabbè, scontato quelli di Budrio. Sì. Scontato No, quelli di ma è Budrio. importante avere qualcuno che ti supporta, che ci crede con te. Di solito è la chiave per il successo. Sì. Ma c'è qualcuno da cui hai preso ispirazione in particolare? Non so, un tuo trapper preferito da cui proprio No, prendi ispirazione? ti dico in realtà non ho un trapper, un rapper, un cantante preferito. C'ho delle canzoni del cuore, c'ho delle canzoni preferite, ma sono, cioè, ti parlo di magari una canzone di Rihanna, Ah. piuttosto che una canzone di Travis Scott o Sfera. Cioè, proprio due generi completamente diversi. Io, a parte che ascolto tutto, ma tutto. Ma quello è vero, anch'io, io non ho Io proprio. faccio sì, ma non prendo in realtà ispirazione, anche perché ce l'avresti detto anche te o comunque le altre persone mi sarebbero venute a dire: ah, questa è uguale a. Io sinceramente il flow di Budrio, le melodie non le ho mai sentite, sono proprio melodie nuove. E Ok. infatti io prima di partire a scrivere una canzone mi baso sulla melodia, che non deve essere uguale a nessuno, a nessuna canzone. Bene, ma direi che, non so, parlare di guadagni forse è troppo presto, ma. Se è troppo presto, Molto presto, esatto. Però vabbè, molto poi presto. più avanti con gli sponsor, con un po' di cose, insomma, merchandising, no? Si parla di più avanti. Bene. No, guadagni zero. Ho capito. Zero. Io ti dico, ho in testa la canzone Giovani, no? Proprio dal primo Sì. momento in cui l'ho sentita. Dopodiché non l'ho ascoltata per un po' di tempo e in una tua storia l'ho sentita non come messa su Instagram, ma proprio così in sottofondo, no? E quindi mi sono messo in testa, ma di chi è sta canzone? Di chi è? Dopo un po' mi sono ricordato che era la tua e da lì non mi è più uscita dalla testa, capito? Proprio l'ho sentita in una storia in sottofondo e da lì sono innamorato di Giovani. Veramente una canzone che spacca. Peccato, peccato che non è andata su Spotify, perché per quello veramente mi hanno fatto complimenti in tanti. Quella è una Peccato, bomba. ma ormai è tardi, cioè non sto più a metterla su Spotify. Magari come te o qualcun altro se la vanno ad ascoltare più volte, però non penso di metterla su Spotify. Ho capito. Potevo farlo prima, che avrebbe fatto quella veramente tanto. Anche Quella veramente secondo me. Sì. E metterle su Spotify? tanto. Sempre su YouTube, no? È uno sbatto andare sempre su YouTube e Infatti è ascoltare. quello che dicevo anch'io, sai? Perché poi YouTube non puoi chiuderla, ma devi sempre guardare il video, è un po' la scia. Magari su Spotify ce l'hai in una playlist, ce l'hai in riproduzione casuale, ce l'hai in coda, te l'ascolti. Ma infatti ho visto la No Stress aggiunta a quante playlist? 13. Una roba assurda. 67 playlist. 67, allora, i 13 erano i paesi No, forse. 13 erano i paesi, ma no. Ok. 67 playlist. Pazzesco. Sì, e 14 paesi in cui è stata ascoltata. Infatti, Il no. paese in cui è stata più ascoltata, vabbè, oltre l'Italia, la Germania. La Germania. Non l'avrei Sì. detto. Strano. Germania, poi Francia, poi Spagna, non mi ricordo. È Qua in stata ascoltata Europa, comunque. in Turchia. In Turchia. Non so che cazzo me la ascolterà in Turchia. Sei internazionale, già, è incredibile. Quante views Mamma. speri di fare con questa song, questo nuovo Non dico pezzo? niente, non dico niente che me la tiro. Ah, va bene, va bene. Non dico mi tiro la sfiga, non me la tiro io. Mi Però tiro ok, la
piedi, non dico quanto vorrei fare. Quando un pezzo è su Spotify, ho visto che le views comunque devi sommare quelle di YouTube e quelle di Spotify, no? Quindi sono sempre di più, ovviamente. Sì. Poi sì, vabbè, su Spotify te l'ascolti 3 volte, sono 3 stream. Se te l'ascolti su YouTube 10 volte rimane sempre una perché conta Infatti, infatti. l'account. E quante stream hai fatto su Spotify? Di cosa? No stress? Sì, è l'unica che hai messo. 2500, ma non l'avevo annunciata, non Ah. l'avevo detto che usciva su Spotify, avevo detto solo. E poi, vabbè, abbiamo fatto un video veramente che alle 8 di mattina abbiamo iniziato, abbiamo finito alle 11 di sera tutto un giorno così a viaggiare a piedi, da Limpi di Sabbia, Lima, Cervia. È stato un delirio. Ma l'idea del video. Organizzare tutte le persone che c'erano nel video, perché guarda, ti giuro, quel video è stata una roba. Mi ha ammazzato quella giornata, perché persone che magari dovevano tornare a casa, poi ritornare al pomeriggio per rifare il Beh. video con la protagonista. Gente che veniva da Ravenna per venire a dormire da noi per partecipare al video, che poi li abbiamo selezionati, cioè era una storia. Le C'era già quindi la persone. storia, non è che vi siete svegliati così e avete detto No, facciamolo, no, avete già no. belle Io tutto in mente. l'ho scritto io il video. Cioè, come doveva essere diretto, l'ho scritto io Ok. e l'ho scritto un mese prima di fare il video. L'ho Bene. scritto a giugno, fine giugno. Ok, quando è che è uscito pure il pezzo? Il primo agosto, il video è uscito il 1º agosto, ma a fine luglio abbiamo fatto il video. Quindi un mese prima ho scritto la storia. Poi vabbè, è tutto dedicato ovviamente alla mia ragazza Ho e non è visto nel che video. deve essere qualcosa di quasi un film. Quindi i protagonisti sono altri. Sì. Però comunque la storia è. Vabbè, faccio complimenti anche al, come si chiama? Lorenzo, quello che fa i video, no? No, No. Leo. Leo, Leo Volpi. scusami, Leo. Sì, è veramente bellissima anche. La scena finale è stupenda, quella in spiaggia al buio, quella è stupenda. Veramente di sera. E uscirà un video anche di questo ultimo No, pezzo? questo qua no. Ah, ok. Sì, perché volevo proprio vedere, volevo fare un esperimento, diciamo. Con No Stress mi ero incentrato sul video, quindi volevo che il video facesse tanto, di fatto ho fatto abbastanza. Adesso con me voglio fare un esperimento su Spotify, voglio vedere quanto su Spotify arriva un mio pezzo solo su Spotify. No, anche perché Voglio. poi fare il video col virus non penso che sia facile, quindi No, direi ma che. tanto non è un problema. Immagino, immagino. Cioè, se Ma. vogliamo fare qualcosa, se io proprio mi sento di farla, si fa. Perché Non ti ferma niente. la musica veramente è importante, la mia famiglia, importante i miei amici, la mia ragazza, ma anche la musica è Ha il suo focale. ruolo, certo. Ti È dico, secondo importantissimo. me, con un po' di pubblicità, un po' di. Secondo me esplode quel pezzo. Te lo dico. Ah, se te lo ascolti 4-5 volte ti entra già in testa, come anche uno stress poi. Poi sì, sei uno dei pochi trapper emergenti che ha anche, cioè, una bella voce, proprio come. È piacevole sentirla, no? Ti dico la verità. Alcuni li senti e dici, no, questo non è portato. Invece con te è proprio una voce che è fatta apposta, sembra, veramente. Poi non so se userai Autotune, sicuramente lo userai un po' come Sì, tutti, sicuramente però. per delle correttezze, perché L'autotune non funziona proprio da solo, una base ci deve essere e la no, tua non voce funziona spara. assolutamente da solo. Infatti. Quando l'autotune non funziona, vabbè, la base dell'autotune si mette, fai una strofa, registri una, non è che registri tutta la canzone intera, registri una strofa. Aspetta, che mi metto bene la luce perché c'ho gli occhiali illuminati, sembro un hacker. Ti dico, allora, quando vado a registrare la canzone, Sì. Aspetta che non la così registro. sembri illuminato tipo da una luce divina in questo momento. Ok. Aspetta un attimo. Quando vai a registrare la canzone, non la registri tutta di botto, ma registri pezzo per pezzo. Ovviamente per scandire, la base è per scandire bene le parole. Ma la sottobase, diciamo, è che l'autotune va messo pezzo per pezzo, perché ogni strofa, ogni piccola parte ha una sua nota. Ok.
Ovviamente quando registri la strofa, una piccola parte di strofa, poi se c'è qualcosa che è stonato, diciamo, Sì. l'autotune, tu puoi prendere proprio parola per parola, lettera per lettera della canzone e cambiare nota dell'autotune. E questo è una roba veramente difficile, ma veramente. Io, dall'amico che vado a registrare, cioè è un mago, lui è un mago. In 5 minuti ti mette l'autotune in tutto il pezzo. Poi te lo mixa in un po' più di tempo perché comunque ci vuole del tempo. Sì. Però insomma, è un mago lui. Ma questa persona qui ha fatto anche gli altri pezzi di McDan, Rough Tutti Kid. quelli che hai sentito, tutti quelli che hai sentito li abbiamo registrati da lui. Da lui, ok. Assolutamente. A parte Charlie Brown che l'abbiamo registrato in Mazzini da un amico di Raffo. Ah, ok. Ma anche quel video là è fantastico, veramente. Eravamo Charlie. proprio agli inizi, Sì, si vede che era un anche po'. all'inizio del videomaker, ovviamente c'è un suo seguito anche il videomaker, non è che, capito, evolve solo l'artista e il cantante, ma anche il videomaker comunque evolve, di fatto adesso ha comprato anche il drone, ha comprato la fotocamera da 700 euro 4K, i nuovi video Nice. saranno in 4K. Oh, bene, dai. Ci sta. Bene. Poi conta poco, alla fine ci deve essere una bella storia più che altro. Però, Sì. insomma. No, ma noi abbiamo delle idee per i video. Guarda, ti giuro che io vorrei fare proprio dei film, non dei video. Io ho delle idee assurde. Quando sento un beat, e ci parlo sempre con Leo, quando sento un beat che mi piace, scrivo proprio due strofe velocissime, gliele mando, o le mando sul gruppo di 40054, e poi dopo mando anche l'audio, è successo. Dove dico, ah, questa canzone ci sarebbe un video così. Una volta sono arrivato fino a dire, ah, ci sarebbe tipo un video stile Marvel con i nemici, con la navicella spaziale, ragazzi, giuro che mi faccio dei viaggi assurdi, non fumo neanche le canne, pensate. Beh, oh, è una dote allora. Una bella creatività. Io sono un creativo, di brutto, guarda, di brutto. Sono un creativo. Però, scusami, biologia perché? Posso chiedertelo? Hai una passione Ah, mi anche piace un per... fatto. Mi piace un sacco, Ok, mi piace veramente beh, tanto. Vabbè, a livello proprio della persona, mi piace studiarla proprio, che interessante. Ah. sia, vabbè, adesso ho fatto scienze umane, sono uscito da scienze umane, quindi ho studiato psicologia, la mente l'ho già studiata troppo, basta. Cioè, i comportamenti delle persone l'ho già studiati troppo. Ho Proprio mi capito. piace studiare la persona in sé, accurata, come è strutturata a livello proprio biologico, dell'organismo, Sì, bello. sì, sì, sì. Beh, insomma, che dire, io se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio per la disponibilità. No, Ma ti ringrazio te di avermi chiamato. mi ha fatto piacere fare due chiacchiere con te. Io, ovviamente non l'ho ancora detto, ricordo, trovate il link in descrizione per tutti i suoi social, Spotify, YouTube. Fateci un salto perché, come ho detto già, merita molto. E ti faccio un sincero in bocca al lupo per Credi, il nuovo per singolo. E ci vediamo alla prossima. Ciao Pasqui, bella bella, buona serata. anche te.